Salve ragazzi e bentornati su Punto Maflex. Oggi vorrei farvi vedere un po' The Binding of Isaac Rebirth. È uno dei miei giochi preferiti di questo periodo e ci sto giocando abbastanza. Sono molto scarso, però, cioè, è un gioco che ti prende parecchio, nonostante sia un arcade. Facciamo una nuova run. Questi sono tutti i personaggi sbloccabili. E al momento gioco con Isaac, anche Lazarus non è male. Ma giocavo con Isaac a normal. Ok, allora, qua no, è la porta. Se entriamo qua, perdiamo mezzo cuore all'inizio e mezzo cuore per uscire. Qua, ah, Tears Up, ok. Qua c'è la stanza con la chiave, non abbiamo chiavi. Ok. Sì. In realtà questo gioco andrebbe giocato ad hard per divertirsi ancora di più, ma io sono scarso al momento. Quindi ci sto prendendo un po' la mano. Quindi prima di andare a giocare a livelli più difficili, voglio un po' imparare le meccaniche. Ma da qua possiamo andare al boss. Ma io tornerei dietro per vedere qua, tipo una bomba. Non ci ha droppato niente, bello. Qua rischiamo. Non ci conviene, conviene andare a fare direttamente il boss. Non ci hanno droppato chiavi. In realtà secondo me poteva esserci. Vabbè. Larry Junior. Aiaiaia. Il gioco l'ho preso su Steam qualche giorno fa. L'ho pagato 9 euro, che era in forte sconto su Steam. Però se non mi sbaglio è disponibile anche sul PS4, quindi nel caso potrete recuperarlo anche per la piattaforma di mamma Sony. Vai, vai, che c'ho Tears Up. Questo qua cammina e lascia le cacchine, maledetto. Ragazzi, non potete immaginare com'è drogante questo gioco. Ok, HP up, va bene. Cacchine, rompiamo le cacchine, quando non ci danno niente. Cuori siamo pieni. Ok, possiamo andare a livello. Tra un livello e l'altro vedrete gli incubi di Isaac. La storia di Isaac non ve la racconto, la dovrete scoprire da soli. Però diciamo che è molto, diciamo, macabra e particolare. Vi invito a viverla da voi, se casomai aveste mai la voglia di comprare il gioco. C'è la porta con no. Ok. Qua ci serve una chiave, non ci sta droppando chiavi. Aia, aia. Muori, muori. Naturalmente non sto qui a narrarvi la storia di Isaac perché io ci sto giocando da pochissimo tempo e quindi ancora non ne so molto. E questo? Shotgun.
Short Range Mega Tears. Ah cacchio, questo è un power up che il range praticamente dei colpi è più basso, però le lacrime sono gigantesche, fantastico, non l'avevo mai visto. Quanti sono? Dai, dai! Vai Isaac! È proprio troppo drogante questo gioco, mamma mia! Vai, vai! Ok, la monetina, qua c'è un'altra porta con la chiave. Le mosche. Le cacchine volanti. Rischio! Stavo facendo qua. Maledizione! Che le cacchine troppassero fuori, no? Troppami un cuore, dai! Niente da fare. Niente cuori. E adesso non abbiamo nemmeno bombe. Direttamente al boss dobbiamo andare. Perché non abbiamo né chiavi né bombe. Non ci posso credere. Non ci posso. Ah, però almeno abbiamo recuperato. E qua ci siamo stati. Entrare qua? No, per due cuori c'è il boss, magari ci andiamo dopo. Andiamo a fare prima il boss. E poi casomai andiamo lì. Mostro! Ma pure gli aiutanti c'è, maledetto! Maledetto! Terribile che salta e sparisce. Crepa. Crepa. Maledetto. No! Salta mostro, salta, bravo. Sì, sì. Ok. Shot e damage speed up. Oh oh. E qua c'è. Ah, il patto col diavolo c'è qua. C'è il patto col diavolo. Io mi prendo questo qua e sacrifichiamo un cuore. Se non mi sbaglio, possiamo andare a vedere adesso nella stanza. Questo minion fa un danno pazzesco, l'ho già avuto una volta. Maledetti. Una chiave. Ok, sin up. No. Madonna, devastante. Mi ha dato pure i cuori, maledetto. Ma che palla gigante che faccio! Ah, vi volevo dire che da poco è uscita l'espansione di The Binding of Isaac. La trovate direttamente su Steam. L'espansione si chiama Afterbirth e aggiunge un sacco di cose nuove. Tra cui livelli, boss, nemici, power up, l'impossibile, insomma. Che due. Maledetti. Ok, abbiamo fuoco. Dove mi ha portato? No, grazie, non voglio il gatto. Sto bene così. No, chi mi ha colpito, maledetti. Bomba, qua c'è un percorso.
lasciare niente. Ah, ok. Niente, pensavo ci fosse qualcosa. Maledetti! Ragazzi, non guardate come gioco io perché sono scarso, perché sennò... Ok. Non abbiamo bombe. Ok. Porco cane, oh. Vabbè, almeno abbiamo preso la bomba. Ok. Riprendiamo, ragazzi, scusate il telefono, lo devo chiudere quando gioco. Quello non lo posso prendere. Ok, boss. Andiamo alla stanza. Allora, cuore, questo 15, ovvero? Infatti faccio esplodere quasi quasi. Niente. Vediamo se abbiamo lasciato qualcosa dietro. Questa non la possiamo prendere. Poi ce l'avamo andati. Mamma mia, com'è brutto questo. Mega ragni. Ok. Per prendere la chiave devo fare tutto questo giro. Di là non ci posso andare, vero? Però posso andare di qua. Stanza. Ok. Che cacchio è questo? The glow inside. Abbiamo un attack speed praticamente massimizzato, un damage output altissimo. Cuore. Allora, quel bollicione pazzesco. Questo minion non era quello che mi ricordavo io. Mamma mia, maledetto. Dai, dai, che c'ho le super lacrime. Dai. Cuori, cuori, cuori. HP up, lo vedi? Lo vedi? Eppure una chiave mi ha dato. C'è il patto. Facciamo il patto. Così prendiamo un altro minion. Ma sì. Ok. Ah, cacchio. Tutti. Ah, sì, era per tre. Va bene, ragazzi. Avete visto un po', insomma, com'è il gioco. È molto divertente e, diciamo, accettabilmente giocabile a normal e veramente tosto ad hard. Inoltre, con l'espansione hanno aggiunto un altro livello di difficoltà. Io vi consiglio vivamente l'acquisto perché a vederlo così sembra un gioco
non molto, cioè che semplice, molto semplice, comunque poco profondi, invece c'è tanto da scoprire e tanto da fare. Io me ne sono innamorato vedendo giocare Sabaku no Maiku. Probabilmente la maggior parte di voi che mi segue lo conosce già. Niente ragazzi, con questo vi saluto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere like o a lasciare un commento giù in descrizione. Qualsiasi altra cosa vogliate chiedermi, naturalmente, io sono sempre aperto e disponibile a darvi spiegazioni o comunque risposte in merito al gioco in questione. Con questo vi saluto ragazzi e alla prossima. Ciao ciao.